Buongiorno e benvenuti in una nuova challenge delle 24 ore. Allora, scusatemi le condizioni, ma sapete che io la mattina non connetto. Oggi è 27 dicembre e sono le 8:20. Ecco qua, vabbè, vi ho fatto già lo screen. No, ma vi devo fare una bella foto. Direi che stavolta mi sono proprio superata. Bellino. Allora, ho fatto il pancake al limone con la farina torta al limone, però anche ho colorato anche l'impasto. Ho ricoperto fuori perché fuori era marrone, perché ovviamente quando si cuoce il pancake fuori è marrone, però anche dentro è giallo, quindi adesso andiamo a tagliare, no vabbè. Poi l'ho ricoperto di yogurt. Mi fa un po' strano, sono sincera. Però. Non so se si vede. Cioè, c'è questo buchetto centrale per il semplice motivo che mentre lo stavo facendo si è scomposto, cioè avevo fatto un macello da sola. Vabbè. Comunque anche dentro è giallo, ve lo faccio vedere. Primo step superato. Io finisco questo qui di mangiare dopo perché mo non mi va più, perché comunque anche la farina al limone è bella pesante, quindi non mi va più, è inutile che mi forzo, ma comunque sono appena le 8:30, quindi c'è tempo. E non so se stamattina mi vado ad allenare perché sto nel mio mesetto e quindi sto un po' troppo uccisa, quindi già so che andrei là e non mi concentrerei proprio al 101%, quindi ma che va. Vado domani mattina, mo valuto un po', tanto un giorno che non mi alleno non è la fine del mondo. Quindi niente, noi penso che ci vediamo dopo direttamente con il pranzo. Eccoci qui io con il pranzo. Cioè, raga, stavolta non posso dire assaggiamo insieme perché confesso il mio peccato. Cioè, raga, io devo vedere se cuoceva bene, se si raffreddava per impiattarlo. E quindi ovviamente un cucchiaino di qua, un cucchiaino di là. E posso dirvi che questo risotto è spettacolare. È il risotto porcini e zafferano della Star. Eccolo qua.
Sinceramente, raga, io ho fatto tutta la bustina, vi dico anche come si prepara. Allora, in un pentolino del diametro di 18-20 cm, vabbè, io l'ho preso proprio a caso, versare 500 ml di acqua fredda e poi metterci comunque la bustina. Io sinceramente volevo fare 100 grammi, però ho detto, visto che non so se riuscirò a fare merenda, metto tutta la bustina, faccio tutta la bustina che alla fine è 175 grammi. E dovete aspettare comunque un 15, sempre 20 minuti, 20 minuti che il riso si cuoce e l'acqua si assorbe. E ragazzi, sinceramente i valori sono spettacolari. Per porzione, vabbè, vi dico, per 100 grammi hanno 111 calorie, 0,7 grammi di grassi, 24 grammi di carbo, 2 grammi di proteine, 0,70 grammi di sale. Sinceramente, raga, troppo buono. È pratico perché se non sapete che cucinare, qualcosa di veloce. Fantastico, vi faccio anche il video ovviamente. E io direi che è abbastanza giallo. Pensate che a mio padre non piacciono i funghi? È entrato, ha fatto: chi si è permesso di cucinare i funghi? Cioè, ragazzi, sentiva tantissimo di funghi. Infatti, secondo me, se voi tipo lo volete, ma a parte che lo potete fare pure voi, però io mi scocciavo. E ne approfitto proprio io per fare queste challenge, per non cucinare, proprio mettermi là, quindi ne approfitto. E comunque, raga, come stavo dicendo, se tipo si aggiungeva un po' di tagliata di petto di pollo, che quello già è precotto, quando tipo era, cioè tipo si era sciolto l'acqua, era pronto, secondo me spettacolo. Quindi assaggiamo insieme. Allora, vi ho fatto vedere l'ora. Sono le 13:16, sempre giorno 27. Raga, mi sono cambiata, mi sono tolta la maglia gialla perché mi dava fastidio. Assaggiamo. Allora, raga, devo dire la verità, non si sente molto il zafferano. A me non piace il zafferano, però questo è delicato, quindi adoro. Ci sono proprio pezzettini di funghi. Raga, non farò merenda secondo me, per il semplice fatto che tra massimo un'ora e mezza, due, esco e quindi ritornerò più tardi, ho un po' di commissioni da fare, quindi per questo motivo. Oppure quello della Knorr, uguale, perché raga, io questa challenge, la dovevo fare, vi parlo di luglio, sì, però poi non so che mi prese quella giornata, registrai una clip, però non stavo tanto, non ero molto motivata e quindi feci solo una prima parte, poi buttare il video, non feci niente più. E quindi avevo già alcune cose che mi erano avanzate. Io già avevo comprato, però no, questo per fare la challenge, 2 mesetti fa, perché una ragazza mi ha detto no, devi provarlo. Avevo preso quello della Knorr, zafferano e i funghi, però non mi ricordavo io a che gusto l'avevo preso. Quindi ho detto vabbè, prendiamolo, quindi adesso ne tengo due. Ho confrontato un po' i valori e sinceramente, raga, a valori stiamo lì, oh. Veramente super veloce perché tipo ha tipo chi va al lavoro e ha tipo un'oretta per mangiare, non ha tempo. Se si scoccia di prepararsi le cose, tipo il giorno prima non ce l'ha fatta, perché a volte, raga, può succedere, cioè tutti siamo umani, quindi sti cosi fanno veramente, cioè, sono comodi, infatti proverò anche gli altri. Che raga, è normale, non tutti abbiamo sempre voglia di metterceli a cucinare, quindi io ve li consiglio.
il mio riso chi l'ha mangiato? E niente, raga, quindi anche il pranzo è andato. Ma era troppo buono. Uffi. Piango. Quindi noi ci vediamo direttamente più tardi con la cena. Per la cena ho fatto una cosa molto sfiziosa. Sono un genio. Sono le 15:15. Allora, sinceramente pensavo che non facevo merenda, sono sincera. Però, raga, mi stavo guardando un film e visto che tra un quarto d'ora devo scendere e poi ritorno a casa stasera, ho deciso di mangiarmi qualcosina, ho il fiatone, scusatemi. Ho fatto una corsa e quindi stavo vedendo un po', volevo mangiarmi uno snack proteico. Sono sincera, pure per aumentare un po' la quota proteica della giornata. Raga, ho visto un po' il bar, mo ci, in questo momento infatti stavo pensando alla barretta Six Layer della My Protein, come si chiama, gusto meringa al limone, comunque tutta gialla, infatti stavo pensando a lei in questo momento, che ancora non è disponibile sul sito di Your Supplement, per questo non l'ho presa. Poi stavo sbirciando un po' e ho trovato lui, ed è l'unico biscotto proteico che mi è rimasto. Questi qui della Nato sono troppo buoni. Li trovate anche loro su All Supplement. Allora, sinceramente fuori questo qua è white chocolate. Sinceramente fuori è abbastanza giallo. Spero che si vede, quindi speriamo bene. Sì, sì, ah, raga, è giallo. Faccio anche un video perché poi non mi credete. Raga, sinceramente è abbastanza giallo, io spero che si vede. Eccolo qua. Assaggiamo. Sapete che per qualsiasi cosa su Horse Supplement avete il mio codice sconto, che Giulia 010, trovate tutto giù nell'info box. Stavolta ci vediamo direttamente con il, si sta facendo con il pranzo, quindi stavolta ci vediamo veramente con la cena. Eccomi qui, sono le 19:13, io faccio lo screen, sono un genio. Allora, vi faccio la foto e poi vi dico tutto. Vi faccio sia la foto, no vabbè, adoro, che ovviamente il video. Bellina. Allora, praticamente sopra ci sono questi triangolini biologici di mais, il sale marino dell'Ocean, e poi ho fatto una polenta e ci ho aggiunto il zafferano, perché la polenta non era proprio di colore giallo. Io ero tutta convinta, quindi meno male che mamma aveva le bustine di zafferano, quindi ho aggiunto un po' di zafferano e è uscito questo bel colore giallo giallo. Quindi assaggiamo, ovviamente vi devo fare il video perché voi dalla non vedete. Adoro troppo. Oh. Che buono. Scusatemi se vedete questi e che mi devo passare ancora la piastra perché tra poco devo uscire. Quindi mi sono solo truccata. Stasera ho fatto un trucco molto semplice. Ho fatto solo la base con giusto un po' di ombrettino chiaro chiaro chiaro.
Devo dire però che lo zafferano si sente tantissimo. Cosa non si fa per una challenge? Comunque per me lo zafferano è un po' troppo forte per i miei gusti. Tipo stamattina a pranzo non si sentiva molto, invece qua, oppure perché era proprio zafferano in polvere. Devo dire che cena super particolare, super gradita, super semplice. Veramente molto molto buona. E quindi niente, io adesso esco. E noi sicuramente ci vediamo più tardi con il pre-nanna. Oppure se non vedete niente, non l'ho fatto, sincero, sicuramente. Perché comunque stasera non voglio fare molto tardi perché voglio andare a dormire comunque nella norma, perché io poi che faccio? Torno a casa, perdo il tempo e mi vado a dormire sempre verso le 2 e poi la mattina una botta in fronte, ma domani devo andare ad allenarmi, quindi devo fare la brava, devo fare la brava. E quindi noi ci vediamo o stasera con il pre-nanna oppure domani mattina con l'ultimo pasto che è la colazione. Ho messo il pigiama perché raga fa un freddo, infatti ancora non mi sono struccata, fuori stanno 2 gradi, infatti mi sono congelata e mi sono vestita super pesante. Sono le 23:55 e mi avevo portato, questo è il mio lettino, infatti scusatemi, sì, io dormo sopra, abbiamo un letto a castello, bla bla bla. Comunque mi mangio stasera questo qui che è fatto con il cocco, però è uno yogurt della Granarolo al mango, non so perché è fatto con il cocco, ma va bene. Comunque non è giallissimo, però è un po' giallo, vi faccio il video così riuscite a vedere meglio. Scusatemi sempre della luce, ma raga, ci dobbiamo accontentare. E poi ci metto sopra questi qui, che sono gli anellini al miele di questi qua di Penny Market. Ragazzi, sinceramente sono buoni, ma se faccio un macello, mamma come minimo mi uccide. Però ragazzi, sinceramente io sto morendo di fame, poi ecco, bellino. Stasera ho camminato tantissimo. Thank you.
mio corto è terminato, quindi adesso io, vabbè, nel frattempo che mi strucco e vado a dormire, quindi noi ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione. Buongiorno, sono le 7:39 del giorno 28 dicembre. Eccoci qua. Sinceramente, volevo farlo proprio alle 8 come ieri, però ho tante cose da fare, quindi non fa niente. Stamattina ci mangiamo questi biscotti al limoncello. Vi faccio la foto. Li ho trovati all'Ocean. Erano gialli, ho detto va bene, con ovviamente latte e caffè. Oh. Riesco ad aprirle. Presi. Mamma mia, quanto sono bellini. Sono super super gialli. Eccoli qui, dentro sono vuoti. E io con questi ultimi biscottini, l'ultimo biscottino, ho concluso questa challenge. Me ne mangio di più ora per il semplice fatto che comunque tra un'oretta faccio proprio colazione perché devo andare, se tutto va bene, in palestra. Quindi, ragazzi, spero che quest'altra challenge delle 24 ore mangio solo cibo giallo vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!